essere qua, grazie alla Presidente che ci sostiene nelle nostre varie delegazioni, cerchiamo di formare i nostri territori e facendoli conoscere con un'ottica diversa. La Sardegna tutti voi la conoscete, bellissima isola, punto di riferimento per tutte le nostre vacanze, ma a me oggi piacerebbe spiegarvi una Sardegna diversa. Mi viene anche l'emozione perché mi sento sì a casa, ma mi sento portavoce di una promozione di un territorio che spesso non è fatto. Cos'è la Sardegna? Oltre a quel bellissimo angolo di paradiso che sono gli 8 km quadrati a nord-est, che tutti riconosciamo come la Costa Smeralda, ci sono tanti angoli che purtroppo non hanno voce. E io ho preso questo impegno con la mia azienda di riuscire a creare un network, il primo network del wedding in Sardegna, che molti dicono che sia difficile collegare gli operatori del settore, e invece mi sono stati dietro persone che sono anche 30 anni nel settore del turismo. Scusate la mia voce tremolante, non immaginavo questa bella sensazione. Piacere di parlare di grossi nomi che stanno nel cuore della Sardegna, che stanno nell'Ogliastra, che stanno su Gologone, che stanno all'interno del Gennargentu, che stanno nelle altre isole minori, per l'isola di Carloforte, che stanno al sud Sardegna, che spesso non si viene nominata, ma non perché non abbia delle caratteristiche importanti, ma perché si pensa sempre solo al mare. Il mare, certo, è il nostro primo attrattore, guai che non lo sia, perché comunque siamo un'isola bellissima, ma noi dobbiamo parlare di tutti quelli che non hanno voce, ovvero dell'entroterra. Quindi io vado a ricercare i vigneti, vado a cercare tutto ciò che produce l'enogastronomia, vado a cercare la signora che mi fa il pane. Ti ricordo, il pane dalla giornata del wedding, quindi del matrimonio, vado a cercare chi lascia quella sensazione esperienziale che tutti noi in questo momento stiamo cercando e che comunque ci fa lasciare un ricordo, avendolo degustato, preso dei profumi dal territorio. Riconosciamo la nostra macchia mediterranea in l'odore del mirto, chi non ce lo dice, no? Quando uno va via dalla Sardegna dice wow, quell'odore, quel profumo e quel sapore io me lo porto via. Allora a me piacerebbe oggi farvi ricordare che oltre al Mal d'Africa mi piacerebbe farvi venire il Mal di Sardegna e quindi insomma conoscere la nostra terra per qualcosa che ha nel suo cuore, nei suoi abitanti, nella sua tradizione. Abbiamo un matrimonio selagino che viene fatto in abito con le catene, ma ogni territorio ha un abito di riconoscimento, dei colori di riconoscimento, una lingua che si parla differente a 10 km di distanza, tante piccole cose caratteristiche che ci devono far riconoscere non più solo in Italia, ma nel mondo. Quindi questa è l'occasione dell'associazione, della parola proprio Uniti, di portare in giro la bella Italia e tutto ciò che sta nel quotidiano, negli artigiani, in quello che ci fa riferire nella quotidianità. Io avrei piacere che la conferenza delle regioni ci sostenesse, perché spesso andiamo a bussare alle porte, noi piccoli imprenditori, io mi ritrovo a spingere spesso, sono abbastanza tenace da buona sarda, e non abbiamo quell'attenzione dovuta. Quindi magari adesso facciamo un lavoro contrario, e quindi chiediamo all'alto che invece ci sostengano e magari una lettera aperta alle regioni di poter partecipare a un tavolo che gli dica e gli esponga realmente quello che noi siamo, che non siamo solo wedding, Alessandra se n'è andata, ma siamo tutto ciò che è territorio. Possiamo fare un'economia locale, un'economia che gira sugli imprenditori stessi e che lascia un ricordo poi nel mondo. Spero che qualcuno da oggi in poi ci ascolti. Ci abbiamo provato tutta durante la pandemia, siamo cresciuti, ma adesso è ora di guardare non più a un gioiello Italia, ma anche a quelle piccole realtà che hanno bisogno di sostegno. Grazie.